C'è un filo rosso che unisce Taranto e Fidelissandria in questo finale di stagione. Quel filo porta il nome di traguardo salvezza che le due formazioni pugliesi proveranno a tagliare anche percorrendo strade diverse. Il Taranto, in caduta libera dall'inizio del nuovo anno solare, ha una classifica leggermente migliore della Fidelissandria e proprio il tesoretto di punti messi in cascina nel girone d'andata può diventare utile per evitare complicazioni nel discorso salvezza. Certo, le ultime prestazioni dei rossoblù non sembrano far volgere il barometro sul sereno, ma basterebbero almeno 6 punti nelle ultime 6 giornate per conquistare la salvezza, evitando i play-out e celebrare l'obiettivo fissato ad inizio stagione. Così bisogna andare a spulciare il calendario per capire dove il Taranto, con uno degli attacchi più sterili del girone, con appena 28 reti realizzate, peggio hanno fatto solo Fidelissandria e Vibonese, potrebbe andare a raccogliere risultati utili allo sprint salvezza. Il derby di domenica contro il Monopoli è insidioso per definizione, quindi c'è il rischio di restare a secco di punti, tanto più che di fronte ci sarà un avversario in netta ripresa dopo la flessione di un mese fa. I rossoblù dalla loro avranno il fattore campo che, va detto, in questo momento delicato della stagione potrebbe rivelarsi un boomerang con la tifoseria tornata a contestare dopo la sconfitta di mercoledì subita dall'Avellino. La trasferta a Catania domenica 27 e la sfida allo Iacovone il 3 aprile contro le Juve Stabia non sembrano offrire molti spiragli, anche se proprio la gara contro i campani diventa una prima finale da non sbagliare. La seconda finale è quella del 10 aprile contro il Messina, vero e proprio scontro diretto, prima di avventurarsi in terreni inesplorati con il derby contro il Bari, che però potrebbe aver già conquistato la Serie B, e la trasferta a Picerno, quasi certa dei play-off. La salvezza diretta invece è quasi una chimera per la Fidelissandria alla ricerca del miglior piazzamento play-out. Per i biancazzurri il calendario sembra più favorevole. La Paganese domenica prossima, il Messina il 3 aprile e il Monterosi il sabato di Pasqua sono tutte sfide da non sbagliare al degli ulivi. 9 punti possibili a condizione che la Fidelis diventi, almeno in questo finale di stagione, meno sprecona sotto porta e meno timorosa nei momenti decisivi della gara, come è spesso accaduto. Il pareggio a Palermo ha riacceso l'entusiasmo. Battere la Paganese farebbe crescere l'autostima in questo sprint verso la salvezza.